È domenica, mancano quindi 6 giorni alla partenza. Notare che al giro di preparazione c'è un'importante assenza. Cardinal Tinaglia non reperito. Sarà tutta una sorpresa il podcast di Tinaglia. Se ci sarà. Abbiamo caricato, ragazzi. The day before. Vabbè, adesso flash. Tino non è un boomerang, zio. Le condizioni sono queste, notte fonda. Allora, partiamo per le 10, 10 e mezza. Al canto del gallo mi trovo già fuori, pronto, sull'attenti. Compare Tino. No, io ero già qua. Tino, dotazione standard eroica ce l'abbiamo per la macchina? Sì, abbiamo tutto, anche l'abbeveraggio per i cammelli. Attenzione, mutande, anche sulle mutande c'è scritto Olmo. Sì, non smetto. Siamo già partiti e c'è solo Tinaglia dietro, non so se si vede. Basta, è sfocato. Prima tappa in piazza. Tino, siamo solo io e te. Possiamo andare. Confidati. Prime sensazioni di questa eroica? Potrà far solo schifo per noi. Righi, c'ha il mastice da colazione. Ma l'hai messo i denti, l'hai messo? Ci sono anche i supporter prima della partenza. Un saluto va all'Arianna che ha mandato una rappresentanza. Vuoi fare qualche dichiarazione adesso che sei qui al bar? Ho già fatto colazione. E non stai ancora pedalando? Esatto. Può anche essere. Cosa può essere? Che non pedalo. Oh, ma dove cacchio è Giabbo? Problemi di mal di pancia per Giabbo. Sono già passati tutti dal bar. Ti dico solo che manchi te. Tranne Tino e Ricky? No, anche Tino e Ricky ci sono. Grazie per il primo piano, spero di essere bellissimo. E siamo partiti. Condizioni fisiche al top, pessime. Dov'è Tino? Oh, dove cazzo è? Tito! Oh, ma ce n'è di Polase, perché Tino non so se arriva fino a Mirabello. Di Polacche. Di Polase, Tino prende solo quella roba lì. Siamo neanche a Mirabello, Tino già sta dormendo, non si vede. Dove cacchio è? Tengo io. Oh, Ray Charles. Ha fatto già alcune dichiarazioni scottanti, Tino. Tipo? Tino. Mi sa che qualcuno si caga addosso. Allora Tito, che prestazione garantisce l'eroica quest'anno? Un pranzo e una cena normale. No, poi prestazione agonistica. Sai che andiamo in bici? Si va per andare in bici l'eroica. Ma davvero, pensavo che se ne stesse mangiare. Guardati in che stato arrivi, minchia. Uno che ha appena dato tutto in bagno. Può darsi. Oh, ma il ponte? Dove cazzo è andato? Tino, sveglia. Io sono a Coppa e tu dove sei? Le previsioni danno pioggia al mattino, come potete vedere. E domani sole. Eccolo lì, Tino. Non è che era oggi sole e domani pioggia? Sicuro? Ma io so solo che mangio, poi che faccia bello o brutto tempo non importa, basta mangiare. Devi pedalare, Tino, pedalare. Ma che pedalare, già mangiare. Pedalare. Ma smettila, va. Pedalare. Io non pedalo, tu pedali per me. Lui pedala per me. Pedalare, merdaccia. Sali in macchina e andiamo. Tino, guida tu e andiamo lì. Mettiamo qualcosa sotto i denti. Aspetterai a dirlo.
Questo per noi. Questo atleta. Cioè, chi è che ha trovato questo posto, onestamente? Guarda, non lo so, 3 ore per fare le 3 piatti di pasta, ci sono un pane senza sale. E per lei anche il cioccolato. Grazie. Ammazza. Come lo vedi? Ha fregato la bici, Dino. Prince, quella è di Prince. Io ho comprato. Son birro scarpe. Aspetta, voglio vedere. Son birre, Giabo. 469. 436, Tinaglia che numero sei? 6. Tino, guarda una cosa che sicuramente adesso vedrai, ma domani non si sa. Arrivo. La guardo, non lo vedo. La partenza di sicuro. Partenza sicuro. Si sa quando si parte, non si sa quando si arriva. Ferma il video unboxing. Sacrifichiamo il mio box in apertura. 3. Mappa stradale. Diploma. Tazzina. Eroica. Tazzina erotica. Cappellino. Cappellino al pomodoro. Poi c'è una passata di pomodoro. Quella domani a spruzzo. Il farro. Che c'è sempre. Bottiglia eroica. Stagionato al sole. E la pasta. Ma tieni, tanto domani poi lo uso. Ma va, ci bisogna metterci la tazzina. È bello fare tutte queste cose osservate. Vabbè, lo fai te con Photoshop. Servizio Cobra. Non mi chiedo che musica è, facendo diretto una trompa che c'è, c'è Spotify. Ed ecco che ci ha raggiunto fratello Bobo. Cosa ne pensi? Primo impatto.
A me sembrano tutti che vogliono vestiti da carnevale. No, sono cosplay, non è cosplay, no, no, no. Siamo tutti vestiti, ma sembrano, non sembrano tutti che quando guardano Martino vedono soldi, non so. Oh mio Dio, centinaia che dorme in stanza. Stavo morendo. È arrivato subito. Oh, stava morendo, come si stavi morendo. Tino? Tino, vieni. C'è Giacomo, si è messo la canfora addosso. La canfora addosso. Da affrontarmo. No, guarda. Ah, c'è profumo di culo. Io non so come si fa, in effetti. Devo farle passare da fuori da dentro. Ma che ne so? Da dentro, Giacomo. Non aiutatelo, deve farcela da solo. Minchia, ragazzi, sto diventando... Due ore dopo. T'han venduto le scarpe senza string. Che troia di merda. Ah, però comunque va, stan bene anche... Ci usciresti dopo quello. Ma così anche. Guarda, se mi dai uno spago con due fili, guarda, io mi arrangio. Giacomo, se vuoi in alternativa ti posso dare questa. Arancioni! No, le stringhe. No, grazie. Io prendo con le mani quello. Io non lo voglio. Foto tessera. La foto tessera. Piatto piange. Passo, dai. Oh, no, lui ha detto che non la mangiava. Vedi come sì. Poi mangia. Sì, oh, rovere di Slavonia. Oh, cosa guardate tutti? Guardate tutti, Questa è Brina, è naturalmente ghiacciata, uno spesso strato di ghiaccio che ricopre le finestre perché questa mattina si muore di freddo. Stamattina bisogna andare in giro con la tuta eschimese, con la tuta invernale imbottita di pelle di foca. Siete pronti o no? Sì, no. Ricky in bagno. Già ne abbiamo... Non ne siamo ancora alla colazione, già ne abbiamo perso uno. E già voglio uscire da sole. Mi sono dimenticato di questo in testa. Buongiorno. Pronti? Domanda di riserva. Com'era? Cos'era sta risatina? È a pezzi. Non è andato a casa. Per ora non che vengano altre domande. Perché non hai dormito, Tino? Dice che non dormi. Io ho dormito divinamente. Alle 6 quando ci siamo svegliati prendendo. Io ero già carico. Perché non hai dormito? Parlava nel sonno, sto qua. No, che righe parlava nel sonno. Io sono tuo padre. Oh Tina, ma non puoi essere così arrabbiato già al mattino. Pip. C'è il bicchiere del succo. Poi per gli effetti sonori, Tino, mi fai ancora un sospiro? Fatti fermo, voilà. Un po' spettinato, però. Cazzo, non sono pettinato. No, peggio. Vabbè. Ma io sto trombando!
Minchia raga, Claudio Maria piace la mia foto. Dalla prigione gli fanno usare internet. Poi non la wifi, no? Come oggi, pagata con i soldi dei contribuenti. Ultime novità da Occimiano, Tino? Non so niente. Ho appena parlato insieme, ma non mi ricordo. Si sta bene anche. Vero, perché si legge solo. Bello quando il cappellino è scritta qui. Sì, erotica. Cannibal, aspetta. Hannibal, già si legge. Ricky, non farti superare. No. Tino, perché io sono vestito storico, Giobbo vestito storico, il Ricky vestito storico. Aspetta, e tu? Edo. The style. Lui è più che storico, è The proprio style. Versione avanguardia. Però Sabina bene con l'outfit. Ha il suo stile però, eh? Ha il suo stile. Avrà 4 power. Ricky, chiamalo col suo nome, il Powerbomb, quello di Tino. E Tino ha detto no, lo togliamo, no, lo togliamo. Allora... ti ho strappato il cosino, ti ho strappato. No, no, siamo passati Ricky. Adesso alla partenza e purtroppo Giabo è stato vittima di un'irregolarità. Rischio squalifica, solo ammonito. Gli è stato ritirato il cartellino per timbrare perché la sua bici non è in regola. Non ha i cavi dei freni esterni. Grande Giabo, parti già irregolare. L'importante è vincere, l'unica cosa che conta. Fatti intervistare. Sono ancora chiuse queste bancarelle. Siamo partiti da penso 100 metri. Giabo si è già fermato alle bancarelle per andare a chiedere se hanno le stringhe che ieri non gli è andato assieme alle scarpe. Tino è già rimasto indietro. Dov'è Tino? Oh Ricky, dov'è Tino? Ma siamo partiti, cioè là c'è la partenza e noi siamo qua. Ricky! Devo guardare anche la strada, Giavo! Vai, vai! Bellissimo comunque quello pezzo! Eccolo lì! Prime impressioni sul meteo, Tino? Accelera, accelera che fa male, cazzo! Stai dando tutto? Ho già dato tutto! Guarda che abbiamo fatto solo un chilometro, eh! Mi sa che mi sono fatto il chilometro! E nelle prime posizioni troviamo Ricky attaccato al sedere di Giabo. Generali. Ed ecco Giabo. Il cannibale dei generali. Che con uno scatto felino tenta il rimontone. Siamo in cima al castello del Broglio. Non l'abbia nessuno l'ha accusata, né io né Ricky. Manca Tino. Adesso vedremo un po' com'è la questione. C'è già la banda che suona la marcia funebre per Tinaglio. L'hai accusata Tino? Perché sono partito con le marce più forti. Bravo.
Ricky! Uè! Tino! Sono! È la migliore eroica di Tino, lo voglio dire subito. Mi sento molto erotico. Io e Ricky per adesso siamo gli unici sopravvissuti a questa ultima salita che abbiamo affrontato. Salite. Abbiamo l'uva a sinistra, le olive a destra. Uva, olive. Mancherebbe un bicchiere di vino e una fettunta. Bel paninazzo adesso, vedi come va fuori poi. Attenzione, ristoro a sorpresa. Ricky. Ecco Giabo, già qua, grande Giabo. Giabo. Come sei caduto? Non so se ho fatto qualcosa di raggio della bici perché sento un bordello. No, adesso ci hai fatto male. Al gomito. Cazzo, come hai fatto? Sono uno che mi ha cazzo davanti, io ho fatto così e sono finito nel solco e sono scivolato. Per Giabo tutto bene? Sì, sì, mi fa vedere. Forse arrivati. La bici non ha niente, le scarpe da tip tap aggiustate. Vediamo un po' che cosa ci vuole. Teduto, Fiorino! Sono bene. Sì, questo è un ristoro. Un ristoro a sorpresa, non è ufficiale. Salute. Un succo di melograno. Ma non c'è il vino. Ma non c'è un biscotto. Un ristoro inaspettato. Ricky, l'hai assaggiato il vino? Era buono? Le scarpe da stracciare non riesco. Oh, com'era sto vino allora? Una merda. Vedete che va lento. Sono idolo. Il prossimo anno vengo anch'io con quella però. Fasciato, ma vero. Grande, ciao. Ciao. Fammi vedere un numero solo mai. Inizio che anche controllo quest'anno. Finalmente siamo arrivati all'unico, al primo e unico ristoro. Grande Ricky, la butta lì. Andiamo, andiamo. Andiamo a mangiare. Tieni, vieni. Oddio, c'è l'uomo. Fate a Don Tihashi, che schifo. Una donna, quello e frigge noi ma da va a vedere, vergognati, può succedere sì, poi in qualche modo mancano 15 cosa abbiamo scoperto il segreto di Tino, dicevi Giabo? L'ho scoperto quando ho rallentato per stare insieme a lui. Praticamente la sua prestazione di oggi è dettata da un solo e unico motore, la paura. Finalmente ha paura che i gruppi di persone gli cadano addosso, quindi va più forte. Adesso che lo sappiamo useremo un po' di bullismo. Confermi Tino? Poi non succede un po' no, no. Ti massaggia proprio un cazzo, massaggiarmi. Ti massaggia, ma ti pare? Massaggia proprio un cazzo, ti massaggia un collo. Si sente? Allora! Tira un po' sta maglia. Magniflex. Ma te la stia molle? Nessuno si aspettava che Tinaglia teneva questo ritmo serrato, serratissimo che abbiamo avuto fino adesso. Concetto di serrato. Adesso sta dato tutto, non capisce più niente. Sì. Ubriaco marcio. Oh, cosa c'è? Ma no, guarda sta olio, la doppia, la porta borraccia davanti. Tino.
Ma va fanculo. Tino, devi andare lì e dici vorrei costituirmi. Sì. No, oggi no. oggi dai, per favore. Gran bella bici. Grande Mario. Ultimi chilometri. Fatta. Gianno Ricchi. Dai, fatti timbrare. Sono ubriaco Marco. Fatti obliterare. Com'è stata un'eroica dura? No. Quanti chilometri hai fatto? Ah, aspetta, 46 credo. Non la 200. Piacerebbe. Dobbiamo fermare. Ho mangiato 200 panini, se vale, Scusa, chi è che si è fatto la ceretta? My Lord, Tinaglia. Le gambissime, quello di una puttanella. Hai aspettato la fine dell'eroica per dircelo, Tino. Una grande performance per Messer Tinaglia in questa eroica. Una media di oltre i 16 km all'ora di media sui 46 km del percorso. That's incredible. Ma hai taggato su Strava? No, no. I puffi sanno che ogni arbusto appena è speciale, un giorno fiorirà. Grande Ricky! Ha preso per la roba. Tiriamo le somme. Adesso che ti sei cambiato, sei fresco, ritorniamo giù per il pasta party, tiriamo le somme. Faccio una domanda. Allora, è stata la tua miglior prestazione dell'eroica? In effetti sì, è stata la migliore. Avendo fatto la 46. E a cosa dobbiamo lasciare stare? Hai sempre fatto cagare in tutti i settori. Tino, neanche... cosa dobbiamo questa super performance? Dalle pastiglie potenti che hai preso. Bravo! E tu come la giudichi questa volata sull'eroica? Io giudico la mia prestazione superlativa giudicando lo stato in cui è il mio ginocchio, però devo dire una cosa: una media e 6 bicchieri di Chianti fanno male, non prendeteli se dovete girare in bici. Fanno bene. Nonostante tutto, Tinaglia a 100 metri dalla partenza non c'era. No, vabbè. Non si è smentito. Cioè questo vabbè, è un dogma, cioè non si può andare a toccare. Lui comunque deve arrivare ultimo. E vorrei sottolineare che non ha fatto la foto finale con noi. Perché sul traguardo l'abbiamo aspettato un quarto d'ora e non arrivava più. Però comunque grande Tinaglia, comunque miglior prestazione della vita. Nell'anno in cui non si è allenato. Tra l'altro, pensa se ti allenavi, cazzo, Tino. Pensa se ti allenavi. Forse è proprio quello il segreto, non allenarsi. E mangiare basta. E mangiare basta. Ha fatto solo la festa del vino come noi. Che Tinaglia, che bomber che sei diventato. Chi è ciclista più eroico? Sono io o te? Te che sei volato. Ti sei insozzato per bene. Ragazzi, c'è un solo uomo capace di capire. Jerry Tinaglia, è solo Jerry Tinaglia. No, veramente sono caduto io. Però come un toro mi sono rialzato e sono andato più forte di Tino. Perché i tori fanno così, lottano. Vanno più forti di Tino vanno i tori. Più forti di Tino, sono uno squalo, cazzo. Uno squalon. Sono caduto per terra. Sono caduto per terra, mi sono rialzato e sono andato più forte di prima. Io mi sono fatto la doccia. Io mi sono lavato a pezzi. Io non mi sono lavato. Un puzzo appiva le donne. 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 Guarda che leccata di mucca che c'è in testa. Chiudo? E si conclude così l'avventura eroica.
Mettetevi tutti in fila, dai, che per benefici di immagine. Tino, vai anche tu a pisciare. No, l'ho già fatta. Vabbè. Edizione Urbi e Torbi. Cazzo. Tino, siamo in coda. Devi andare merda tutti tirando giù le bici. Ma no, Tino, approfittiamo, approfittiamo di questa coda per tirare le somme su questa eroica. Giornata stupenda. Temperatura al mattino un po' freschina, ma giusto la prima ora. E poi spettacolo, ci stava veramente bene. Tanta gente come al solito, tanta bella compagnia. Lo rifaresti? Perché guardi, oh, perché guardi Ricky strizzandogli l'occhiolino, guardavo, dicendo tanta bella compagnia? Guardavo il traffico e sì, bastardo. Prossimo anno però. Hai dormito con me? Prossimo anno. Oh, cosa fai? Hai dormito con me? Comunque ragazzi, stavamo ragionando, lo voglio dire anche al pubblico, che cioè Tinaglia è sicuramente sul podio delle persone che hanno dormito con me nel lettone matrimoniale. Maggior numero di notti. Maggior numero di notti, sì sì. Non, ma sui rapporti è una cosa riservata, non mi sento di condividerla certamente su un video. Però bonfone, sei solo un bonfone. Ma Tinaglia, le ciliegine com'erano, Giabo? Una delle ciliegine che erano la fine del mondo. Questa la mettiamo su Pornhub. Su Portaz. Quindi Tino, se dovessi riassumere in una parola l'eroica di oggi? Spettacolare. Ma no! Mi aspettavo qualcosa di meglio da te. Vai avanti, Giabo, riassumerla in una parola. Tiraglia direbbe... Coppa! Coppa! Panino con l'uovo. Fritto! La parola di Tinaglia, la parola in codice di Tinaglia è... Fritto. Io ho dei problemi, posso mangiare solo fritto. Cavolo nero, cavolfiore, mietole, no. Riso bianco, anche la crosta. Mi chiamiamo.